Grazie alle sue imprese sportive e gli innumerevoli record raggiunti a livello nazionale ed internazionale, ha saputo trasmettere un messaggio di tenacia e di speranza, divenendo così un esempio e un modello a cui ispirarsi per tutte le generazioni. E questa parte della motivazione di benemerenza civica, lo scalpellino d'oro, riconosciuta a Giuseppe Ottaviani, che il comune di Sant'Ippolito ha attribuito al suo concittadino. Ottaviani, 103 anni, conosciuto per le sue imprese sportive, la sua simpatia e la sua umanità, ha ottenuto un altro importante riconoscimento quale massima espressione di considerazione della comunità. Mi sento emozionato. E mi sento in un'altra dimensione, è una parola che volevo ripetere perché è la vera. Noi siamo di un'altra dimensione. I giovani lo sanno finché cominciano a ragionare. Devono essere felici e ripetersi continuamente che si vogliono bene. Quando si incontrano ci vogliamo bene. Questo è l'augurio. Il riconoscimento sotto forma di pergamena è stato consegnato dalle mani del sindaco in occasione di un consiglio comunale aperto all'interno della palestra comunale. Votiamo anche l'immediata esecutività, favorevoli, contrari, astenuti, all'unanimità. Nominiamo come primo scalpellino d'oro Giuseppe Ottaviani. Abbiamo premiato Giuseppe Ottaviani, atleta di 103 anni che in questi anni ha battuto ogni record a livello mondiale e internazionale. Tante le autorità che hanno partecipato dando un grande prestigio al nostro comune e al nostro territorio. Di questo siamo veramente orgogliosi, ma il merito di tutto questo è di Peppe Ottaviani che è riuscito a tenere alto il nome del nostro comune, della nostra provincia e della nostra regione, alto e forte in Italia e nel mondo. Io credo nel Padre Eterno. E quindi nella vita eterna. Io credo che non finisce tutto qui. Qui la nostra storia comincia, ma poi continua nei cieli. E con lo spirito io spero di volare per l'universo e oltre. Sì, è vero, io vedo il bicchiere mezzo pieno. E se è vuoto lo riempio, perché la vita è bella. E siate? E siate ottimisti, perché voi... Voce anche voi. Voi... Voletevi bene. Voletevi bene. E il nostro paese sarà migliore e più bello. Viva Sant'Ippolito! E viva l'Italia! Viva l'Italia! Grazie.